Siamo sul luogo di lavoro di Astu, una donna senegalese emigrata in Italia più di 20 anni fa. Quando è arrivata non parlava l'italiano e non aveva documenti. In questi anni ha cambiato molti lavori ed è riuscita a mantenere una figlia che ora ha quasi 18 anni. La mia esperienza dell'Italia non è stata facile all'inizio. E anche non avendo i documenti, arrivando qua come clandestina, non è facile. Per una persona straniera come me, che viene qua in Italia, è molto importante di avere questi servizi, perché senza questo non puoi fare proprio niente. Abbiamo bisogno di loro. Dal 2017 sono arrivato qua in Italia e ero da sola e non c'era nessuno che mi dà la mano e sono cominciato ad andare la strada a cercare soldi per mangiare, anche per pagare fitto. Di là ho conosciuto ADL e mi hanno detto: ok, se voglio uscire da strada, se voglio fermarmi di fare tutte queste le cose brutte, loro mi aiutano. Ho detto: ok, va bene. E mi hanno cominciato a aiutare, mi hanno dato un posto per stare. Mi hanno chiesto se sono adesso, se riesco a fare qualcosa, perché io avevo detto a loro che ho bisogno anche di lavoro. Un ADL, adesso ho trovato un affitto, ho affittato una camera e stanno pensando anche di aiutarmi a fare patente.